Oggi ci troviamo a Monte Renzio, sulle montagne vicino Bologna. Qui abbiamo trovato una civiltà nascosta, una bella sorpresa. Ale pensa che io vengo per gli uomini, ma non è così, è per la cultura. Attenzione a non cadere nell'acqua, ci siamo quasi. Eccoci, ci sono dei interessanti stand con oggetti molto particolari e originali. Arrivando nella piazza, si trova al suo centro un falò che verrà acceso a mezzanotte. Nell'antichità, il fuoco era legato alla magia e ai rituali. Quello che mi interessa di più sono gli stand dei rievocatori storici, dove tra i racconti e gli oggetti antichi esposti si portano in vita le tradizioni, le usanze e la storia. Permettono ai visitatori di rivivere attimi di vita di questi popoli indoeuropei, tenendo viva la loro cultura. Questo festival è quindi una sorta di invito a noi curiosi a visitare la loro casa, facendoci toccare con mano le loro radici. Un invito aperto a tutti! Proprio a tutti! Ovviamente i padroni di casa non ci lasciano affamati. Ale è interessato a questo stand di idromele. Io invece da questa, crescentine. Anche questo del gallino sembra interessante. Quindi mangio cibo genuino anche oggi. Per completare la festa ci vuole la musica. Con le mani! Festeggiamenti durano fino a notte fonda, accompagnati dalla luna. Auguriamo che la nostra curiosità verso il mondo rimanga viva come questa fiamma. Se ti piace questo video, seguimi! Al prossimo! Ciao ciao!